Salve ragazzi e bentornati sul canale. Vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Lascia un bel like e condividi questo video con gli amici. Questa è la nostra luce di scarico, come potete vedere è stata pulita, sì, ma è ancora un bel po' grezza. E andremo a provare su questa luce il suo collettore di scarico, che come potete vedere è bello robusto ma un po' grezzo all'interno. Per aiutarci nell'operazione andremo a utilizzare un prigioniero e applichiamo il collettore di scarico e lo centriamo con i fori. Come potete vedere è più piccolo rispetto al cilindro stesso, quindi ora passiamo al tornio, gli diamo una bella rifinita e poi andremo a lavorare il cilindro per il collettore. Tornito il collettore di scarico e montato sui prigionieri e centrato il più possibile, andiamo a eliminare la differenza e raccordare per bene il tutto. Dopo la sgrossatura andiamo con la levigatura. Scegliamo quello che più ci piace, un 0,80 per iniziare va bene, lo andiamo a montare sul tamburo. E siamo pronti per rifinire. Much later. E questo è il risultato ottenuto con la passata del tamburo diametro 12, carta vetrata 80. È venuto un bel raccordo. Ora smontiamo il collettore e andiamo a rifinire con un tamburo più piccolo. Much later. Much, much later.
Much later. È rifinito con il tamburo piccolo, lo scarico. Siamo pronti a lucidarlo, però prima dovremo andare a realizzare una guarnizione per questo collettore da questa lamiera di alluminio. Quindi andiamo a ricalcarlo, ritagliarlo e forarlo. E ora andremo a ritagliare la piastra con delle forbici. A few minutes later. Ora useremo un attrezzo passacarta realizzato a tornio in maniera molto rudimentale. Appunto il nome stesso lo dice, passacarta. Andremo a selezionare una delle numerose strisce preparate da Eldox alias lui per andare a lucidare per bene il nostro cilindro. Andremo ad avvolgere in questa maniera e l'andremo strappando quando consumata. Quindi così ne tagliamo un pezzo. Con il nostro fidato WD-40 andiamo a lubrificare per bene, poggiamo l'attrezzo e iniziamo una buona lucidatura. È lucidato per bene lo scarico. Possiamo procedere alla pulizia e valutazione del lavoro.
e assemblare il tutto. Pulito per bene il cilindro e soffiato con aria compressa, procediamo a montare il collettore di scarico. Ciao ragazzi, e al prossimo video!